Riprendiamo i lavori sospesi questa mattina intorno alle 13.30, iniziati ieri a Roma nell'incontro di dibattito dalla cartografia al Global Information System, il rilievo dell'architettura 1976-2006, 30 anni di ricerca sulla rappresentazione architettonica. Come dicevo, ieri abbiamo avuto questo incontro a Roma in cui ci sono state delle esposizioni di relazioni da parte di relatori nazionali e internazionali con particolare riguardo sia alla documentazione dei beni culturali sia al discorso catastale. Si è ripreso questa mattina nell'ambito della documentazione con un'esperienza pratica mostrata con il laser scan GS200 della Digitarg dell'ingegner Chieto e con tutte le problematiche connesse ai dati acquisiti con queste nuove tecnologie e all'utilizzo di tutte queste informazioni. Si è evidenziato, o meglio, ho evidenziato personalmente l'incapacità da parte di molti utenti a sfruttare appieno queste nuove tecnologie e la mancanza sul territorio di operatori che possono appunto elaborare questi dati in maniera piena, con il rischio che molte volte chi effettua tecnicamente e operativamente le operazioni di rilievo, ad esempio con un laser scan, poi prenda autonomamente decisioni di ignorare alcuni dati. Tutto questo, dicevo, mi riportava a fare delle considerazioni analoghe alla finalizzazione dei rilievi architettonici fatti con metodi fotogrammetrici 20 anni fa, dove si parlava di forte finalizzazione del rilievo e personalmente ho posto proprio una domanda all'ingegner Chieto su che procedure sono state utilizzate quando mi usava il termine di pulitura di un modello di una nuvola di punti. Su questo si è, ho avuto un attimo una delucidazione dall'ingegner Chieto, però poi ci eravamo riservati un po' di affrontare più in dettaglio questa problematica anche alla luce delle esperienze e dei lavori esposti da alcune ditte nell'ambito territoriale, sia nazionale che locale, nell'ambito dei GIS, dei Global Information System o Geographical Information System o SIT, Sistemi Informativi Territoriali. A questo punto, prima di passare appunto all'illustrazione di questi lavori operativi sul territorio, di cui alcuni proprio nell'ambito regionale e locali, pregherei il dottor Pasquale Merona del CNR di Roma, siccome non abbiamo avuto tempo stamattina, di illustrare un progetto di loro pertinenza del CNR avviato nel 94, però ancora attuale da ciò che mi diceva il dottor Merona, il progetto LARA del CNR Roma, progetto LARA collegato col PON Sicurezza per il Meridione. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, con sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia è un progetto del Ministero degli Interni rivolto alle regioni dell'Italia meridionale, tra cui anche la Puglia. Il programma ha come finalità quello di dare alle diverse forze di polizia dei nuovi strumenti tecnologici altamente innovativi per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità ambientali. All'interno del progetto partecipano, come detto, le diverse forze di polizia, appunto Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, i Carabinieri che hanno acquistato le immagini per lo studio del territorio, la Guardia di Finanza e il Corpo Forestale dello Stato. Inoltre collaborano, oltre al Ministero degli Interni, come detto, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Ambiente, dei Beni Culturali e anche il CNR, che collabora con il Ministero degli Interni, quindi nell'ambito del progetto PON, sia come consulenza scientifica e di collaborazione tecnico-operativa, sia attraverso l'utilizzo delle MIVIS, che è un sensore passivo per il monitoraggio ambientale. Il MIVIS è di proprietà del CNR, Istituto di Inquinamento Atmosferico, e fa parte appunto del progetto LARA. LARA sta per il Laboratorio Aereo di Riprese Ambientali.
Il MIRIS, come detto, è un sensore passivo costituito da 4 spettrometri che registrano simultaneamente le radiazioni provenienti dalla superficie terrestre nelle lunghezze d'onde che vanno dal visibile all'infrarosso vicino, medio e infrarosso termico. Quindi rappresenta senza dubbio uno degli strumenti più innovativi presenti sul territorio italiano. È montato su un aereo, il CASA 212. In questo slide infatti vediamo il sensore. E montato appunto all'interno dell'aereo, quindi col sensore montato in una botola e poi in un'altra via. E poi invece in alto vediamo gli strumenti collegati appunto al sensore. Questo infatti è il sensore con la testa di scansione e gli altri strumenti, tra cui il registratore magnetico, una semplice registrazione VHS per la registrazione dei dati. Questo appunto è il concetto di telerilevamento, ossia il sole illumina la superficie terrestre, i raggi che vengono irradiati vengono catturati e registrati dal sensore nelle lunghezze d'onda, come detto, che vanno dal visibile all'infrarosso termico, quindi da 0.43 micron a 12.7. Guardiamo il lumino in basso e ci permette di capire come l'occhio umano viene a captare solo le lunghezze d'onda del visibile, quindi il rosso, il verde e il blu, mentre le altre informazioni vengono perse, al contrario invece del sensore che viene a registrare tutte le informazioni fino all'infrarosso termico. E la caratteristica importante del MIRIS è quella di avere una buona risoluzione spaziale, ossia per risoluzione spaziale tendiamo alle dimensioni del pixel che arriva a un massimo di 3 metri. Questo dipende dall'altezza di volo dell'aereo, infatti per una risoluzione a 3 del pixel di 3 metri l'aereo vola a un'altezza di 1500 metri a livello del mare. Aumentando l'altezza di volo e aumenta anche la dimensione del pixel, quindi diminuisce la risoluzione. A 2500 metri abbiamo una risoluzione a 3 del pixel di 5 metri. Ma la particolarità del MIRIS è quella di avere un'ottima risoluzione spettrale. Come detto, appunto, copre il range spettrale dal visibile all'infrarosso termico da un totale di 102 bande. In questo slide vediamo appunto minuziosamente scritte i singoli range di lunghezza d'onda collegati a un singolo canale del MIRIS, un totale di 102. Le prime 20 sono del visibile, con parte dell'infrarosso vicino, per arrivare alle ultime 10 invece che sono collegate all'infrarosso termico. In queste slide notiamo la differenza che vi è tra il MIRIS, sia legato alla risoluzione spaziale e alla risoluzione spettrale. Le bande in alto e quelle in alto non sono altro che le singole bande legate a una singola lunghezza d'onda. Sotto invece abbiamo altri satelliti, quali il Cronos, il Quickbird o il Landsat 5, oppure l'Iberium. Quindi notiamo come l'Iberium, che pure si avvicina come risoluzione spettrale a quelle che sono le caratteristiche del MIRIS, con eccezione dell'assenza dell'infrarosso termico, presenta però una risoluzione spaziale decisamente diversa, 3 metri per il MIRIS invece 30 metri per l'Iberium. E questo qua, le caratteristiche quindi del sensore, sia spaziali che spettrali, permettono quindi un suo utilizzo in diversi campi di applicazione. In questa mia presentazione farò una carrellata quanto mai veloce e breve dello studio dei campi applicativi, partendo appunto dall'archeologia, che poi è il mio campo. Il principio su cui si basa le ricerche archeologiche è che ogni oggetto sepolto, sia di origine umana o naturale, e produce delle variazioni nelle caratteristiche della superficie terrestre e quindi di fatto principalmente porta a una variazione della tessitura, umidità e della copertura vegetale. Cercando di studiare le differenze caratteristiche del terreno, sia chimiche, fisiche, della vegetazione, che vengono ad individuare quelle che vengono definite tracce archeologiche, che non sono altro che gli indicatori della presenza di strutture nel terreno. Come possiamo vedere nell'immagine, in basso a sinistra vediamo che dove c'è una struttura semicircolare scura viene ad indicare la presenza di un fossato. Oppure a destra, tracce bianche invece sono collegate alla presenza di strutture murarie collegate presumibilmente a una villa d'età romana. In questa slide invece vediamo i progetti che sono stati conclusi per lo studio di aree archeologiche, in particolare l'area di Arpi, situata vicino Foggia, a 7 km da Foggia, oppure quella di Selinunte e Marsala. Appunto, avendo poco tempo,
illustrerò il primo caso di studio che è stato quello di Selinunte. Selinunte fu scelto per testare le capacità appunto del sensore MIS per la ricerca archeologica. E si è visto che alla fine dei. Allora, in questa slide vediamo un'immagine in RGB, ossia colori reali dell'area di studio, mentre sulla destra invece abbiamo un'immagine di output di un'elaborazione, di una classificazione, che serve per classificare, appunto, per caratterizzare i materiali presenti in superficie. E questo invece è il risultato finale, e notiamo come le testimonianze e le tracce archeologiche individuate, interpretate come strade, antiche strade dell'antica città, rispecchiano i risultati ottenuti anni prima da Mertens studiando la fotografia aerea. Un altro studio importante è stato fatto sulla città punico romana di Marsala. E anche qua vediamo un'immagine RGB e un'immagine MIVIS accanto a un'elaborazione con una classificazione SAM per determinare la presenza di materiale in superficie. I risultati per Marsala sono stati particolarmente importanti perché hanno profondamente cambiato quella che era la ricostruzione fatta in precedenza dallo Smith, che è il più grande topografo dallo studio di insediamenti archeologici. Infatti a sinistra vediamo una tradizionale fotografia aerea e in basso invece l'elaborazione proposta dallo Smith. Mentre sulla destra vediamo due elaborazioni, una SAMO e una NDVI, che è un indice di vegetazione, che insieme alla Principal Component, un'altra tecnica, ha permesso di ricostruire l'impianto urbano dell'antica città. Notiamo la differenza che nella parte nord-est, scusate, la parte nord-est dell'insediamento, le insule, che sono le divisioni isolate, diciamo, gli attuali isolati della città, si dispongono in maniera diversa rispetto invece all'ipotesi costruttiva dello Smith. Quindi, difatti, i risultati sono stati particolarmente importanti e sono stati poi avallati dai scavi successivi. Mentre qua abbiamo alcune semplificazioni delle elaborazioni fatte sulla vegetazione per lo studio, quindi sia per quanto riguarda lo stato di salute della vegetazione, per quanto riguarda lo stato di salute della vegetazione. In questa slide invece vengono messi a confronto due prodotti, uno della carta delle forestali e l'altro appunto del CNR. Notiamo infatti come la vegetazione nella carta centrale, la prima classificazione, è molto meno dettagliata rispetto a quella del MIVIS, che permette, come detto, per la sua caratteristiche spettrali, di vedere anche la compenetrazione delle specie. Qua appunto una classificazione spalmata su un demo, quindi vediamo come in diverse colorazioni vengono messe rappresentate diversi tipi di vegetazione. I diversi algoritmi utilizzati per l'elaborazione dei dati MIVIS permettono anche di estrapolare quelle che sono le singole informazioni di ogni singola specie. Quindi in questa slide vediamo come si presenta la vegetazione sul territorio, mentre successivamente possiamo decidere se vogliamo vedere dove è presente l'abete rosso. Essendo il pixel di 3 metri, essendo gli alberi avendo una chioma che grossomodo arriva ad avere una tale dimensione, è possibile quindi andare ad individuare sicuramente le singole piante e alberi, così per quanto riguarda l'abete bianco oppure per quanto riguarda il faggio. Questo è invece il lavoro fatto per il censimento di risorse idriche nella Sicilia, nella regione della Sicilia. Si è cercato appunto di individuare in un periodo particolarmente caratterizzato dalla siccità la presenza delle risorse idriche sia naturali che di bacini artificiali fino a una dimensione minima di meno di 2 ettari, utilizzando diverse tecniche tra cui appunto l'infrarosso vicino e la capacità termica. Poi successivamente è stato tutto inserito in un GIS. E altro campo di studio è quello dei ghiacciai, questo è stato fatto un lavoro sulla Marmorada. Si è visto attraverso le bande dell'infrarosso termico, si è cercato di monitorare quella che era la temperatura dei ghiacciai per cercare di capire quali fossero i problemi legati appunto al ghiacciai in quel momento. Questa è una serie di presentazioni.
Un altro studio invece legato ai sedimenti solidi sospesi in acqua. Vediamo infatti come il MIS permette di caratterizzare in maniera precisa la presenza di questi sedimenti solidi sospesi. Qua è una presentazione del Delta del Po. Mentre qua invece andiamo ad individuare quelli che sono i cosiddetti plumes, ossia gli scarichi in mare di sostanze diverse appunto dal mare. In questo caso si vede come un fiume è riversa in mare della sostanza di temperatura maggiore rispetto al mare, si crea appunto questo alone, questo plumus bianco. Questi risultati vengono ottenuti utilizzando le bande di infrarosso termico. Questi studi fatti sulle correnti marine nel Golfo in Sicilia, lo stretto della Sicilia. E qua invece uno studio fatto per quanto riguarda i sistemi geologici. Vediamo appunto che questo studio è fatto subito dopo una frana e quindi ha dato anche poi una serie di informazioni utili per monitorare la fase successiva alla frana. Questa è una delle prime carte d'uso del suolo fatte col MINIS, siamo a Napoli, quindi come detto la ottima risoluzione spettrale permette di caratterizzare i materiali presenti in superficie e quindi di definire quali materiali appunto sono presenti sull'immagine. Quindi si può fare una carta d'uso del suolo, in questo caso legata a un aspetto urbano, oppure si può collegare poi a un aspetto invece agricolo, ossia quello di capire, facendo una carta d'uso del suolo, se un appezzamento è coltivato a grano o a mais o altra specie necessaria. Questo lavoro invece è stato fatto a Venezia, si è cercato appunto di classificare in maniera abbastanza esatta, diciamo, come risultato finale, i tetti nuovi e i tetti vecchi. Quindi, perché il Comune di Venezia aveva bisogno di avere questo tipo di informazioni. E successivamente è stata fatta anche una classificazione che ha distinto l'asfalto dalla trachite e dalle copature metalliche. Una delle applicazioni più importanti del MIS è essenzialmente quello del cemento amianto, ossia il MIS permette di individuare la presenza di cemento amianto sul territorio. Diciamo che l'errore di individuazione del pixel è di 90, del 90, cioè meno dell'1%. Quindi una volta individuato un pixel che secondo il laboratore caratterizza una presenza di amianto, è quasi sicura la presenza di amianto. Questo è stato fatto un lavoro che è stato poi inserito un GIS utilizzando anche le carte regionali. Un altro campo di applicazione è quello delle discariche, sia le discariche in uso sia le discariche illegali, utilizzando una serie di tecniche, in questo caso vediamo un infrarosso termico oppure un infrarosso vicino, permette appunto di monitorare se lo stato di salute della discarica sia legale oppure l'individuazione di discariche non autorizzate. Appunto in questa immagine vediamo una serie di aree sospette, poiché sono stati identificati in determinati appezzamenti di terreno delle anomalie termiche, ossia delle aree che presentavano una temperatura maggiore rispetto al terreno circostante, e questo può essere attribuibile alla presenza di materiali pericolosi. Poi ci sono una serie di lavori fatti in Sicilia, vengono rappresentati veramente dei plumus, ossia delle scariche in mare di acqua fredda, presumibilmente acqua dolce. Invece questo invece è uno scarico in mare di materiale inquinante, credo. Siamo in un'area vicina a un'area industriale, appunto. Vediamo nell'immagine a sinistra, è un'immagine a colori reali, non viene rappresentata, non viene vista l'anomalia. Invece utilizzando le bande di infrarosso termico, poi invece è stata individuata tale presenza di plumes e poi con una serie di con la tecnica density slide è stata rappresentata. Anche qua siamo a presenza di plumes, se spero male, se non sbaglio, poi siamo vicino a Bari. Queste sono altre serie di esempi, sempre legati ai plumes. Grazie, dottor Meron, per la discussione. Volevo fare solo una domanda. Il progetto, non ricordo se l'ha detto ieri il dottor Comini o lei, è partito nel 94 e ha parlato di data spettrale notevole, però dal punto di vista di risoluzione immagini pixel, vedo che siamo con risoluzioni dai 5 ai 3 metri. Sì. Attualmente sappiamo che abbiamo
produzioni da parte di immagini satellitari tipo il Quick Verde, arriviamo a 60 centimetri, no? Sì. Dico, nell'ambito del progetto è stato posto problema all'attenzione di innovazione, di update di questo dato, oppure... Questo sì, soltanto che la caratteristica del MIGS è quella di associare a una risoluzione spaziale un'ottima risoluzione spettrale, ossia come ho mostrato in precedenza, torno un attimo indietro. Sì, cercavo di capire se è un handicap o meno questo... No, in quanto il MIGS rappresenta senza dubbio ad oggi l'unico strumento, perlomeno presente in Europa, che ha le caratteristiche di associare un'ottima risoluzione, una buona risoluzione spaziale e un'ottima risoluzione spettrale. Perché se guardando semplicemente... Scusate, è praticamente più facile. Diciamo per esempio per quanto riguarda il confronto tra il MIGS e il Beryon, che c'è una risoluzione di 30, vabbè in questo caso è 30 metri, sono simili quasi dal punto di vista della risoluzione spettrale, ma si differenziano tantissimo con la risoluzione spaziale, 3,30 metri. Mentre, differentemente, il MIGS da QuickWare rappresenta nel bancomatico 1 metro, quindi la risoluzione è decisamente migliore rispetto a quella del MIGS, presenta però una povera dal punto di vista di lunghezze d'onde, le range molto minori, si va solo nell'infrarosso, solo nel visibile e parte dell'infrarosso vicino, mentre gran parte dello spettro non viene coperto. Vediamo la differenza che c'è tra la parte del MIGS in alto e quella del QuickWare in basso. Ho capito, grazie. Se c'è qualche domanda o... Professor Michilli, l'inizio del discorso è stato per il progetto sicurezza. Sì. Il MIBI sappiamo quasi tutto perché è uno strumento che sono almeno un decennio che sta operando. Sì, no. Ma per il progetto sicurezza a cosa serve tutto questo? Mi riguarda le forze allora, dell'ordine. Il progetto di sicurezza, allora i carabinieri hanno acquisito la copertura di tutta l'Italia meridionale per i voli del MIBIS, sia quota volo alto che sono i 5 metri per pixel, sia il volo costo che è per 3 metri per pixel. E verranno utilizzate le immagini per indagare il territorio, investigare il territorio, sia facendo un'analisi dell'intero territorio, quindi in maniera superficiale, sia nel momento in cui ci viene fatta richiesta da qualunque organo di polizia di indagare una determinata area, noi del CNR avremo il compito di indagare il territorio per cercare se in quella l'area che ci è stata indicata ci sono anomalie legate a fenomeni di illegalità. Quindi è stata fatta una copertura per la data, ma il materiale in vostro possesso è a richiesta viene elaborato. Sì, i carabinieri non hanno nulla. No, i carabinieri hanno tutto i carabinieri. Cosa se ne fanno? Allora io in prima persona sto in questo momento facendo un corso ai carabinieri per istruirli a utilizzare le immagini MIBIS. È un corso che ha la durata di 3 anni. E quindi loro in questi 3 anni dovrebbero imparare a utilizzare il programma per elaborare le immagini e l'individuazione di queste di anomalie o di fenomeni legati all'inquinamento essenzialmente. Delle acque. Gli esempi visti sono quasi tutti nella banda del termico. Sì, nella banda del visibile non sarebbe più facile fare fotointerpretazione su copertura aerea. Molti classica. Fenomeni come quello questo di aree sospette sono strettamente legati alle bande del termico perché sono legati alla temperatura. Io pure che mi occupo di archeologia. Il visibile mi dà delle informazioni, però tantissime informazioni vengono a prendere dalle bande del termico, dall'infrarosso vicino e medio. Quindi anche in campo archeologico diciamo che il MIGS è un ottimo strumento, lo penalizza certamente la risoluzione spaziale, perché individuare strutture archeologiche sepolte con pixel di 3 metri certo non è ideale. I lavori che ho fatto fino adesso, come avete visto, sono strettamente legati a ricostruzione di impianti viali. Un discorso diverso è stato fatto per Appia, anche perché Appia, essendo un sito particolarmente ampio, 1000 ettari, quindi mi dava la possibilità anche di indagarlo in maniera accurata. Però il MIGS si è dimostrato particolarmente utile, anche in quelle bande e nel termico soprattutto. Alcune anomalie le individuate solo nel termico, non comparivano in nessun'altra lunghezza d'onda.